un ostello per persone senza tetto ed indigenti. È questo il progetto ideato per una parte della vecchia chiesa di Stella Maris di Viale dei Promontori ad Ostia. L'edificio si compone di un'aula liturgica, di stanze per il catechismo e degli alloggi per i sacerdoti. Costruito all'inizio degli anni 70, era la sede secondaria di quella che poi sarebbe diventata l'odierna parrocchia San Nicola. E con la costruzione, tra il 1977 e il 1978, dell'attuale chiesa Stella Maris, perse la sua antica funzionalità, destinando dal 2002 l'aula liturgica alla comunità ortodossa. Di recente il direttore della Caritas di Roma, Giustino Trincia, aveva espresso l'idea, specie alla luce dell'emergenza freddo, di creare sul territorio uno spazio per ospitare le persone in difficoltà. Il parroco di Stella Maris, Don Carol Iachel, ha recepito tale esigenza ed ha quindi messo a disposizione le vecchie stanze del catechismo. Il progetto della Caritas sarà quindi portato avanti dalla Caritas di Roma e dalla 26esima prefettura diocesana, che comprende le 8 parrocchie del territorio. L'ostello prevede la creazione di 6 locali destinati ad ospitare altrettante persone, oltre ad un ambiente cucina e ad un servizio igienico con bagno e doccia. Il costo della ristrutturazione sarà sostenuto al 50% da Caritas e Prefettura. I destinatari dell'opera saranno persone senza fissa dimora, alle quali quindi saranno garantite accoglienza e dignitosa ospitalità. È proprio per questo spirito di servizio e di aiuto, che richiama la parabola contenuta nel Nuovo Testamento, l'ostello sarà chiamato la Casa del Buon Samaritano.